Salve a tutti, sono Cinzia Nuzzi, sono qui per Teletrenta al Bowie Festival e ho il piacere immenso di avere qui e di intervistare un signore che viene appositamente dall'Italia, il signor Nicola Sette. Sì, saluto. Benvenuto. Ah, grazie, grazie mille. Saluto tutti i vostri telespettatori che hanno questo piacere di vedere queste opere che noi facciamo qui al Bowie. Sì, come ha cominciato lei? Cos'è il Bowie? Il Bowie è il Balance. Balance Art World International o Intermeeting, alcuni scrivono International, alcuni Intermeeting. Sì, è l'arte di bilanciare le pietre, i sassi. Assolutamente sì, noi ci divertiamo, per me è solo e semplicemente un grande gioco che ci divertiamo a mettere in piedi queste pietre. Perché io ritengo che sia dentro il nostro DNA. Se noi pensiamo ai popoli antichi, loro per ringraziarsi gli dèi, il Dio, cosa facevano? Elevavano delle strutture con delle pietre e con il legno. Quindi credo che sia dentro il nostro DNA, per questo credo che. Quindi è una specie di monumento a chi? Alla natura, Assolutamente. all'arte? Assolutamente, prima di tutto alla natura. Alla natura è un grande rispetto per la natura. Questo per noi è fondamentale, il rispetto alla natura, perché la natura è tutto per noi e quindi dobbiamo in ogni modo rispettarla E sempre. onorarla e celebrarla. Onorarla e celebrare, questa è una celebrazione della natura, perché noi facciamo le cose non in modo artificiale, ma solamente con quello che troviamo nel luogo dove siamo, dove bilanciamo, dove ci Sì, divertiamo. e infatti lei viene proprio fresco fresco da un altro festival a Varigò. Sì, abbiamo organizzato un bellissimo festival internazionale a Varigotti, che è in Liguria, e con dei miei grandi amici che ho trovato, che mi hanno aiutato nell'organizzazione di questo festival, Massimo Bavassano, posso fare anche i Certo. loro nomi. C'è Lorenzo dell'Hotel Florence che mi ha dato una grandissima mano, anche lui, e tutti quanti, il presidente del Varigotti insieme, che ci hanno aiutato molto a organizzare questo evento, perché sono venuti un po' da tutta Italia e da parecchie parti dell'Europa a fare questi bilanciamenti in queste spiagge belle della Liguria, Sì, ecco. vorrei che Eugenio filma qui, perché la pubblicità è nella maglietta del signor Nicola, c'è scritto Varigotti ed era il 5-6 luglio, proprio di quest'anno. 5-6 luglio sono state per fortuna anche delle giornate belle, stupende. Crollano le cose perché la nostra arte è futile, ed è anche bello anche per questo. Basta un soffio di vento. Basta un soffio di vento e crollano le arti, è anche bello perché così anche il nostro ego si abbassa molto, perché E c'è noi. la possibilità di creare di nuovo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però questo ci fa anche bene a noi, per non credere di essere dei supereroi, ma siamo persone normalissime e continuano a cadere le nostre opere. Il Oh, mi è cuore è caduto il caduto. cuore. Bisognava filmare il cuore. L'ha già fatto, penso. Sì. E niente, questo è il bello proprio anche di questo gioco, anche quello, che poi una volta che cadono le opere si riprende, si rimette di nuovo a costruire il tutto. Sento proprio parecchie cose che stanno cadendo tutte Ci sono intorno. delle folate di vento. E quindi queste praticamente la maggior parte non saranno qui nel giro di pochi giorni. Dipende non da noi, dipende da Dio. Quello che vuole lui va bene per noi, ecco, Ed è perché. parte dell'arte. Ed è parte dell'arte, sì. L'importante è che noi apprezziamo anche le qualità, la bellezza delle cose, perché ci siamo un po' dimenticati delle cose belle e forse queste possono anche un po' aiutare. Lei quando ha cominciato?
Ma io un anno fa, non molto tempo fa, ho visto una persona che lo faceva, gli ho chiesto come faceva e lui mi ha detto siediti e metti una pietra sopra l'altra. E il trucco è solo quello, mettere due pietre una sopra l'altra. Ecco qui, il trucco è solo quello. Metti due pietre, tre, quattro, cinque, sei, una sopra l'altra. Grazie. Grazie.